Raga, siamo al Braia. Si è appena conclusa Modena-Palermo. E adesso il cori di fine partita. Non ce l'è. Raga, si è appena conclusa Palermo-Modena. Ditemi la vostra con un commento qua sotto, perché sicuramente voi da casa l'avrete vista meglio, sicuramente più asciutti di quanto siamo tutti noi. Eravamo quasi 2000, si sapeva che questa è una partita tosta, sia per le condizioni atmosferiche, che per comunque il valore del Modena. Non abbiamo giocato male, non abbiamo neanche giocato bene, il pareggio forse alla fine è il risultato più giusto. Noi nel primo tempo abbiamo anche sbagliato il gol con Henry, però oggi a livello di mentalità per quanto riguarda il giocarsi la partita, il lottare, il dare tutto, oggi ho visto una squadra che non ha mollato, anche se in alcuni tratti sicuramente si poteva far di più. Però la squadra c'è stata, la squadra ha lottato, il Modena ragazzi è riuscito prima a riaprirla e poi a pareggiarla. Non chiedetemi chi sono i due marcatori perché non li so i loro, so soltanto che l'abbiamo sbloccata con un gran gol e abbiamo raddoppiato con un altro gran gol. A livello di gioco offensivo bene, a livello di gioco difensivo non possiamo raga, ogni cazzo di partita un tempo bene, un tempo male, perché c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da migliorare assolutamente, e speriamo che si trovi il prima possibile questa quadra, perché oggi venivamo dopo 2 settimane in ritiro perché non si è giocato, c'era la nazionale, però che cazzo raga, anche oggi stessa storia, primo tempo bene, benissimo, cioè comunque a livello di risultato molto molto bene, poi nel secondo tempo crolliamo sotto i colpi di un Modena che comunque non ha mai smesso di crederci. Che è successo? Boh, è successo qualcosa nell'altro spicchio di curva. Raga, dispiace veramente tanto perché siamo tutti bagnati, abbiamo cantato, a livello di tifo non possiamo lamentarci perché ci siamo stati, come ci sono stati i giocatori in campo, anche se potevamo far di più, infatti abbiamo cantato alla fine meritiamo di più, perché alla fine è vero che meritiamo di più ragazzi, c'è poco da dire, perché questa gente, questo tifo c'è, è vivo e meritano una risposta diversa da parte della squadra, dei giocatori. Dispiace raga, dispiace veramente tanto. Non so voi da casa come l'avete vista la partita ragazzi, però si poteva anche portare a casa anche questo. Adesso ci aspetta un'altra emiliana, sabato si gioca contro la Reggiana. E raga, speriamo che la squadra riesca subito a ritrovare le forze, perché oggi li ho visti tutti troppo sulle gambe. Ditemi la vostra con un commento ragazzi, vi mando un abbraccio forte dal Braia sotto la pioggia, un saluto da Condispa, mi raccomando se siete arrivati fin qui seguitemi su Instagram, un bacione ragazzi.